Buonasera e ben trovati agli amici telespettatori di TV City, nuova puntata di TV City Interactive, il nuovo format a cura della nostra redazione con ospiti in collegamento in streaming. Anche questa sera parliamo naturalmente dell'emergenza sanitaria del coronavirus, ma più ampiamente anche di sanità locale, quindi della situazione dell'ospedale Maresca di Torre del Greco. Lo facciamo con il nostro ospite che abbiamo in collegamento, la dottoressa Anna Cioppi, rappresentante sindacale della CGIL dell'ospedale Maresca, nonché vice primario del laboratorio analisi del presidio ospedaliero Torrese. Buonasera dottoressa e grazie per essere qui con noi. Buonasera, buonasera allo studio a tutti. Saluto naturalmente anche il nostro direttore tecnico che ci assiste alla regia, Ciro Gaglione. Buonasera Ciro. Buonasera. Entriamo subito nel vivo della trasmissione. Sappiamo che da un mese a questa parte l'ospedale di Bosco Trecase è stato individuato come struttura Covid di riferimento dell'ASL Napoli 3 Sud, per cui per tutte le altre emergenze, per tutte le altre patologie, i pazienti sono dirottati o all'ospedale Maresca di Torre del Greco o al San Leonardo di Castellammare di Stabia. Ma da operatore sanitario, come gli operatori sanitari hanno vissuto e stanno vivendo questa situazione? Allora, il momento è stato tragico, una grossa confusione mista ad una impreparazione ad un evento così inaspettato e così difficile da affrontare, perché di questo virus si conosce poco. Ciò che da subito si è capito anche forti dell'esperienza cinese è che bisognava effettivamente munirsi di presidi appropriati e naturalmente di persone preparate all'altezza della situazione. Cosa che ha deficitato? Mi rendo conto che, e sfiderei chiunque, che in una situazione del genere è chiaro che non si è potuto implementare un sistema che non avesse falle, perché purtroppo era un percorso talmente tortuoso e complesso che e poi insomma anche il nostro sistema sanitario nazionale, le cose da dire sarebbero tante. Ad ogni modo, diciamo che dopo i primi momenti di grande buio si incomincia a vedere una luce. Gli approvvigionamenti sono scarseggiati ovunque, perché rendiamoci conto che è una pandemia, cioè quindi a livello mondiale. Difatti non si riusciva a reperire il materiale che serviva per fare i tamponi, il materiale per la protezione dei lavoratori, i respiratori per la terapia intensiva. Cioè è stata una rincorsa all'accaparramento, non solo italiano, ma di tutta l'Europa e di tutto il mondo. E quindi diciamo che dopo questa prima confusione, un po' le cose si sono, come dire, indirizzate verso i giusti binari. Ad ogni modo c'è ancora molto, tantissimo da fare, perché questo virus ci accompagnerà per moltissimo tempo e ora che ne sappiamo di più ci dobbiamo attivare nel migliore dei modi per evitare contagi successivi alla riapertura poi delle attività e naturalmente proteggersi. Proteggere soprattutto gli operatori sanitari che sono in stretto contatto con questi pazienti, anche perché la distinzione è così sottile a volte ed è così difficile, e anche i clinici hanno a disposizione dei test diagnostici al momento che non sono affatto certi. È complicata fare diagnosi di Covid, avendo poi a disposizione delle indagini che ti supportano con certezza. Quindi, visto che questa è la situazione, io sarei per una formazione anche fatta in streaming, in video, una formazione accurata di tutti gli operatori, di come attrezzare le zone filtro, di come vestirsi e svestirsi, di come curare e attivarsi anche per la parte
umana di questo paziente, perché non dimentichiamo che sono pazienti che non perdono, come dire, la sensibilità verso il mondo esterno, cioè sono attivi e che soffrono moltissimo. E lo posso dire io ho perso mio padre proprio il mese scorso con questa malattia, e quindi so tutte le difficoltà, ho capito anche, ho affrontato le difficoltà di questa malattia, e proprio per questo io mi sento in prima linea per combatterlo, così come hanno fatto tutti gli operatori sanitari. A questo punto io voglio fare un grossissimo ringraziamento a tutti quelli che io conosco, ma conoscendo la sensibilità di chi sceglie questo lavoro, è per amore verso gli altri, è una vera e propria missione. E anche a mani nude, la gente è morta perché quando vedeva soffrire qualcuno non ha pensato che non aveva le maschere, non ha pensato che non aveva le attrezzature, però ora basta, ora non è più tempo, i lavoratori devono essere protetti perché ci sono le condizioni, quindi bisogna fare di più di quello che si è fatto. Un appello forte che lei dunque lancia un po' a tutte le istituzioni, soprattutto a livello regionale. Quanto al Maresca, nei giorni scorsi la direzione ha deciso di aprire a breve un reparto di riabilitazione respiratoria per i negativizzati Covid, vale a dire per quei soggetti che hanno contratto il virus ma che poi sono guariti. Come si articolerà? Lei che cosa ne pensa? Io so poco, so quello che leggo dai giornali locali soprattutto. L'idea è ottima nel complesso, diciamo che rispetta un po' anche quella che era la vocazione iniziale per cui è stato individuato questo ospedale, cioè fare lungo degenza e riabilitazione. Ma ben venga, perché c'è bisogno di tutto, di tanto. Ricordiamoci che a livello territoriale siamo praticamente veramente poco attrezzati. Diciamo che la riabilitazione solamente forse è una delle branche che nel privato risulta molto bene attrezzata, ma noi non vogliamo solo il privato, vogliamo anche il pubblico. Io sono una che ha sempre combattuto e crede fermamente nella struttura pubblica, ed è grazie a questa struttura pubblica si è retto tutto il sistema. Quindi ricordiamocelo, io sono anche per una sana competizione, ma col privato, e non certo col privato convenzionato, che è un'altra storia. Praticamente non c'è competizione, quindi là c'è un'insana competizione. Quindi io lo ridirò fino alla nausea, sono per la struttura pubblica, perché il pubblico è quello che anche in questa circostanza ha dato di più, ha dato tanto e ci ha rimesso tanti operatori sanitari. Ricordiamo, ne sono morti parecchi e parecchi sono stati contagiati, e non mi pare che sia successo nel privato, ricordiamocelo. Anche perché deve essere premiante, anche perché questa cosa, io spero, insegni a molti che cosa significa veramente la sanità. La sanità deve essere sempre garantita a tutti, è un diritto universale che va rispettato e che va supportato in ogni modo, perché se perdiamo questo anche questo diritto fondamentale, cioè, voglio dire, facciamo la fine degli stati dove l'Inghilterra insegna, che ha tagliato tanto e ha privatizzato tanto, insegna praticamente l'America. Noi abbiamo retto perché avevamo una struttura pubblica, semplicemente per questo. Quindi ben venga e viva la sanità pubblica, lo dirò sempre. Anche se ho perso mio padre. Lei prima ha sottolineato l'importanza della formazione per gli operatori. In questo momento l'ospedale è attrezzato per attivare questa riabilitazione respiratoria, e poi spieghiamolo qual è la finalità, cioè che cosa serve la riabilitazione respiratoria? Allora, in pratica questo shock infiammatorio
compromette seriamente i polmoni, in alcuni non ha praticamente, non lascia segnali, e poi dipende pure da quanto tempo ci si trova a combattere con questo virus. A volte, e in alcuni casi, e soprattutto penso sempre sia legato anche a una predisposizione, anche all'età, c'è bisogno di un aiuto proprio a far ritornare i polmoni al volume iniziale e praticamente a prendere quell'aria e a gestirla che prima di avere a che fare col Covid normalmente faceva. Molti invece hanno bisogno di un aiuto proprio nella rieducazione alla respirazione. È una cosa molto bella, molto positiva, io apprezzo molto, anche se io come laboratorista, io sono una patologa clinica, dalle mie letture scientifiche sono sempre più preoccupata perché quella che è la prova gold standard, che dovrebbe essere praticamente il tampone, spesso praticamente i due tamponi famosi che descrivono poi la guarigione del paziente Covid, in realtà non sono sufficienti. Perché? Perché magari il virus si trova nelle basse vie, quindi noi col tampone, anche se non ci sono più sintomi, con noi facendo un tampone risulta negativo, ma può essere ancora positivo. Quindi io valuterei anche in questo caso praticamente dei percorsi separati di riabilitazione respiratoria tra quelli che sono i Covid negativi e quelli che invece possono fare una riabilitazione respiratoria non Covid. Quindi Problemi, sì, del questa fase genere. intermedia può essere fondamentale prima di rientrare a casa. Sì, può essere fondamentale perché, anche perché in questo momento ricordiamoci che siccome tutta l'attenzione è a questa pandemia, le patologie normali che prima c'erano ma che esistono ancora e che praticamente non sono monitorate a nessun livello ambulatoriale, territoriale, ospedaliero. Ricordiamoci che gli infarti sono aumentati 3 volte tanto e nel frattempo, proprio perché non c'è la possibilità praticamente di fare una certa prevenzione o fare una, come dire, una profilassi nel tempo, anche perché molti hanno paura di spostarsi, molti hanno paura, poi sono stati, del resto, stati proprio chiusi gli ambulatori. Quindi diciamo che ben venga qualunque iniziativa sia fatta in nome del servizio che si può offrire ai cittadini. È sicuramente utile e noi auspichiamo che si apra presto, che insomma dalle chiacchiere passiamo ai fatti. Per il Quindi momento che sono. l'ospedale Maresca finalmente si possa riempire di contenuti, non possa essere soltanto un contenitore vuoto. Esattamente, e poi io direi anche questo, cioè io noto che diciamo, molto spesso noi abbiamo questi pazienti che si devono spostare, pure malandati, per fare le consulenze. Ma io dico, laddove ora ci sono delle figure professionali specialistiche che non sono più impegnate in attività normali, cioè preferirei che si spostassero loro a fare le consulenze ai pazienti che sono in cattive situazioni. Anche questo va detto. Quindi, poi, tra le altre cose, bisogna anche stabilire, forse ancora prematuro, ma programmare, perché, ripeto, ne avremo per molto tempo con questo Covid, il Maresca deve fare l'emergenza normale e allora ha bisogno dei cardiologi, ha bisogno di fare lo SPOC, perché Castellammare da solo non è sufficiente o Nola dall'altro lato. Noi siamo in una posizione centrale e allora facciamo un vero pronto soccorso, prendiamo il personale che manca, risaniamo quegli ospedali che sono stati penalizzati dai tagli. Io voglio dire un'altra cosa che ci tengo a dire, che non è una sviolinata al governatore. Lui ha praticamente, come dire, ereditato una situazione tragica,
tragica economicamente della nostra regione per quanto riguarda la sanità, e tragica anche dal punto di vista proprio delle collocazioni territoriali, perché sono un po' particolari, sono lo scempio di anni e anni addietro, diciamola tutta. Allora, innanzitutto è stato bravissimo a gestire questa emergenza, perché ha avuto il pugno duro che ci voleva e la fermezza giusta. Diciamo che su Torre del Greco non aveva investito molto, io spero che alla luce di questi nuovi fatti rivaluti il nostro ospedale come un possibile nosocomio che possa garantire veramente servizi, così come già ce ne sono di eccellenza. Non dimentichiamo che abbiamo una gastroenterologia che funziona benissimo, e non dimentichiamo che abbiamo anche una chirurgia che ha sempre lavorato bene, aveva alti numeri. Non dimentichiamo che abbiamo una medicina che lavora molto bene con la dottoressa Pisacrei. Insomma, abbiamo i numeri per poter crescere e speriamo che il nostro governatore e tutti i politici locali ci facciano crescere questo ospedale così come merita, perché abbiamo combattuto tanto. Io sono napoletana, ma amo questa città come se fosse la mia da sempre. Ci ho messo il cuore, ho sempre combattuto, perché credo che sia una cosa giusta che abbia il suo ospedale Torre del Greco, e quindi combatterò sempre per Torre del Greco. Del resto, lo ricordiamo, Torre del Greco conta una popolazione di 85.000 abitanti, ma l'ospedale Maresca afferiscono anche i cittadini dei comuni limitrofi come Ercolano e Portici, quindi da sempre serve un bacino di utenza di circa 350.000 persone. È chiaro che dovendo gestire l'emergenza in questo momento in cui l'ospedale di Bosco Trecase è struttura Covid di riferimento, il Maresca debba essere potenziato, lei lo diceva prima, con tutte quelle figure specialistiche di cui poi è stato sviluppato nel corso degli anni. Esattamente, una sintesi perfetta del mio pensiero, Antonella. Del resto, diciamo, combattiamo la stessa battaglia per la salute e la sanità pubblica da tempo, una battaglia che hanno combattuto, lo ricordiamo, anche le associazioni e i comitati civici insieme agli operatori sanitari, scongiurando quella che è stata poi quella che doveva essere la chiusura anche del pronto soccorso. Ci auguriamo che il suo messaggio venga recepito dalle istituzioni, dal governatore, e che effettivamente ci possa essere un rilancio di questa struttura. Io penso e credo fortemente che la cosa sarà rivista. È un momento difficile, è tutto fermo, i concorsi non si possono fare, abbiamo le difficoltà anche a reperire le figure professionali per scelte scellerate sempre del passato, questo numero chiuso maledetto. Cioè, io dico, laddove c'è un percorso universitario molto lungo, lì dove la persona non è veramente appassionata di quella materia, non la ama, soprattutto il clinico, il medico, il patologo clinico, lo devono amare questo mestiere, laddove non c'è questa possibilità, cioè non c'è questa vocazione, ma abbandona per strada il medico, il biologo, l'infermiere, abbandonano per strada, ma perché non dare la stessa opportunità a tutti? Allora, quindi queste scelte poi hanno portato che nel momento in cui, e noi come sindacato l'abbiamo sempre detto, abbiamo sempre fatto una battaglia sui numeri, abbiamo fatto lavori e lavori sui pensionamenti che avrebbero portato via milioni di figure professionali, abbiamo migliaia abbiamo sempre fatto proiezioni sul futuro catastrofiche, ma non eravamo la Cassandra della situazione, semplicemente anticipavamo quello che poi è successo. Non si può pensare di dare in mano al privato convenzionato tutta la sanità, questa è follia. Io veramente sono per la sana competizione, io non sono contro i privati, io sono per la sana competizione. O si fa una sana competizione o la sanità deve essere pubblica, pubblica e per tutti. Non mi stancherò mai di dirlo, perché è una delle
prerogative di una società in cui l'umanità, la civiltà sono le fondamenta. Noi lo teniamo nel nostro statuto costitutivo, nella nostra Repubblica, ed è uno dei capitoli più importanti, e questa tutela è che deve essere inviolabile. Noi, come CGL, combatteremo sempre per questa cosa, come Anna Scioffi. Ritorniamo un attimo all'emergenza del coronavirus. Dal prossimo 4 maggio dovrebbe scattare la cosiddetta fase 2. Secondo lei come va affrontata dal punto di vista sanitario? Allora, io ho le mie idee in proposito, ma naturalmente non sto nel comitato etico dove si prendono le decisioni. Allora, io credo che la cosa dovrebbe essere affrontata innanzitutto con graduazione e non in tutta Italia, ma per il semplice motivo che laddove non si è fatta una diluizione del virus, vedi la Lombardia e vedi tutte le regioni dove continuano ad avere tantissimi contagi, cioè in realtà io credo che o c'è qualcosa che non va, numeri mai detti perché non si spiega come e perché lì ci sia focalizzato e strutturato il virus in maniera così radicale che non si riesce a sradicarlo. Quindi io credo che dovrebbe essere affrontata per gradi, a partire praticamente da quelle regioni dove la distanza e quindi questa diluizione del virus sono stati efficaci. Questo proprio per evitare poi di fare una nuova chiusura, che sarebbe un danno economico 10 volte maggiore di quello che stiamo avendo in questo momento. Quindi io farei un'apertura per gradi, naturalmente mi rendo conto che tutte le categorie che ora non stanno lavorando, tutti quegli esercizi premono e hanno difficoltà ad aprire, però insomma, ci sono stati degli aiuti, ci sono dei prestiti vantaggiosi, si possono fare le cose con calma, perché bisogna innanzitutto tutelare la salute, non dobbiamo avere la fretta, perché la fretta praticamente, come si dice a Napoli, è un gatti cecati per fare presto. Allora, cioè bisogna mettersi a tavolino e studiare, ma in questo il nostro governatore è molto bravo e si sa anche imporre. A me quello che fa paura è che poi si parte dalla sanità per gli scontri politici, e non dovrebbe essere così. Allora ci vorrebbe molto più saggezza, molta più, come dire, solidarietà, perché qui non è scontro nord contro sud. Mio figlio vive a Milano, mio figlio è uno di quei ragazzi che quando poteva scendere, tutti sono scesi col treno, è rimasto a Milano e vive lì chiuso in casa a Milano da allora. Allora figuriamoci se io non vorrei fare aprire il mio, cioè rivedere il mio figlio, non lo vedo dal 6 gennaio. Però il punto è che se abbiamo fatto questi sacrifici pure mio figlio finora, non devono essere invalidati. Allora io vorrei capire, in questa Lombardia, ma vanno tutti in giro? Perché a questo punto devo pensare che vanno tutti in giro, che non si fermano i contagi. Cioè, allora i droni io li porterei, se fossi a Fontana, farei girare un po' più i droni sulla città per capire perché questa gente si muove e dove va. Ah, e allora io continuo a ripetere, ci vuole saggezza, ci vuole un aumento delle protezioni, un rifornimento saggio, l'industria può essere anche un'opportunità, questo svantaggio che abbiamo avuto, perché si può ripensare anche a un modello industriale diverso, anche ad un modello societario diverso, di una società diversa. Amplieremmo troppo il discorso. Ci sarebbe tanto da dire. L'opportunità potrebbe essere appunto quella di mettere su aziende che siano più vicine a queste esigenze. Noi alla fine non avevamo chi faceva i mascherini in Italia, non tenevamo, tranne uno che produceva i respiratori. Noi importavamo tutto di questa roba, perché il nostro Made in Italy è la moda,
la moda e praticamente la gastronomia. Non è sufficiente, spero che l'abbiamo capito e spero appunto che questa possa essere l'opportunità per cambiare le cose, anche al sud, che non si può vivere solo di turismo. Beh, speriamo che chi ci ascolta raccolga tutti i suoi appelli, sia in quanto a la gestione dell'emergenza, ossia soprattutto per quanto riguarda il rilancio dell'ospedale Maresca di Torre del Greco. Sicuramente torneremo a parlare di questi argomenti in altre puntate della nostra trasmissione. Io saluto e ringrazio la dottoressa Anna Cioppi per essere stata qui con noi e come sempre il nostro direttore tecnico alla regia, Ciro Gaglioni, Antonella Lo Sapio. Arrivederci alla prossima puntata. Arrivederci.